Ciao ragazzi, bentornati qui su BB Cool. Allora, finalmente siamo all'esterno, anche perché questo inverno ci sta regalando qualche preoccupazione dal punto di vista dei cambiamenti climatici, ma un pochino più di caldo rispetto a quello che ci saremmo attesi. Quindi torniamo fuori perché oggi vi voglio far vedere un braciere che ho adocchiato. Un giorno mi è comparso Snoop Dogg su Instagram e era lì che accendeva questo fire pit, lo chiamava lui ovviamente da americano, quindi questo braciere completamente in acciaio inossidabile. Avrete già capito, probabilmente anche aiutandovi con il titolo, perché non è certo il quarto segreto di Fatima, stiamo parlando del Solo Stove, che è disponibile in quattro dimensioni, in quattro misure. Noi abbiamo il Bonfire, che misura circa 50 cm di diametro, più o meno, e che può essere anche impiegato, oltre che per un ambito conviviale, tutto intorno al fuoco, un po' come si faceva qualche anno fa, per cucinare, ed è quello che faremo in un altro video. Che cosa facciamo oggi? Semplicemente vi faccio vedere un pochino come funziona, vi faccio vedere come si accende, vi faccio vedere perché è presentato come un braciere che non fa fumo. Ed è effettivamente così. Una volta che va completamente in accensione non fa fumo e ci consente di stare anche molto vicini, naturalmente stando attenti al calore che sprigiona, per vivere così un'atmosfera un pochino romantica, una riunione di famiglia, una serata tra amici. Noi ovviamente l'abbiamo già acceso per capire esattamente come funzionasse e oggi cerchiamo di mostrarvelo. Poi ragazzi, ma hanno già vinto, Solo Stove ha già vinto, Snoop Dogg a fare la testimonial. Ma ve lo ricordate nell'intervallo del Super Bowl con Dre, Eminem, Mary J. Blige e 50 Cent? Secondo me il migliore intervallo dei Super Bowl di sempre. Se siete d'accordo scrivetemelo qui sotto, se non siete d'accordo ditemi quale secondo voi è stato l'intervallo più azzeccato. Bando però alle ciance, adesso vi faccio vedere come è fatto e poi soprattutto come si accende. Dunque, mi rendo conto che l'ideale sarebbe stato fare questo video di sera, semplicemente perché è di sera che poi regala emozione anche da un punto di vista di romanticismo di fiamma, però voglio farvelo vedere alla luce del giorno, anche perché poi ovviamente ci cucineremo in un prossimo video. Ed ecco come si presenta il nostro bonfire, per cui è un cilindro, banalmente, di acciaio inossidabile, e questo è il suo coperchio, e ci consente tramite questo anello di non avere un fumo che ci possa dare fastidio, merito soprattutto di questi buchi che ci permettono di far ricircolare la fiamma e di far ricircolare ovviamente il fumo. In quest'ottica è molto semplice da usare ed è anche molto semplice da accendere. Adesso vi porto dentro per farvi vedere qual è il residuo che naturalmente rimane nel momento in cui andate a spegnerlo e a far raffreddare il vostro bonfire. Vedete, rimane poco, però diciamo che è facile. Adesso vi spiego perché. Allora, come funziona? All'interno della scatola voi avete questo vassoio che raccoglie ovviamente la cenere. Semplicemente lo posizionate e avete anche l'opportunità di staccarvi ulteriormente dalla superficie. Poniamo che abbiate magari un esterno con un pavimento un pochino caro, lussuoso, tipo tech. Voi andate a mettere sotto la vostra base questo ulteriore anello che vi allontana ovviamente da terra. Una volta che avete posizionato il vostro piatto per le ceneri, per raccogliere le ceneri, andate a disporre questa superficie bucherellata di sopra, così, e non dovete fare altro. Vi rimane soltanto una cosa da fare: accenderlo. A seconda della dimensione ovviamente andrete all'interno con legna più o meno grande. L'importante è non superare mai il limite, in modo tale che le fiamme rimangano all'interno, che si sviluppi soltanto la parte alta della fiamma e che non ci sia fumo. Naturalmente un pochino di fumo in accensione ci sarà, però niente di trascendentale. Adesso facciamo che cosa? Facciamo l'accensione, banalmente. Ok, io ci vado abbastanza cauto con l'accensione ed è una cosa che faccio sempre, perché preferisco partire lento e poi eventualmente aggiungere. Noi mettiamo due accendigriglia e poi mettiamo qualche legnetto soltanto per far partire il nostro focherello e facciamo questa operazione. Poi ognuno ha la propria tecnica di accensione fuoco, è inutile che io vi stia a dire che questa è la migliore, perché non ho questo genere di arroganza. Quindi adesso noi accendiamo
e naturalmente gli accendi griglia fanno il resto. Adesso vado a prendermi qualche altro piccolo pezzettino di legno per far aumentare il fuoco, ma intanto facciamo prendere bene questo. Aggiungiamo altri legnetti accendi griglia, quelli che vengono usati anche nelle pizzerie, eh? Voi però potete anche pensare di non andare a metterne tanti, l'importante è che il giro di aria ci aiuti, e in questo senso ci sta aiutando proprio perché tutta la superficie è bucherellata e quindi riesce tranquillamente a dare il meglio di sé. Pazzesco! Vedete che senza il minimo problema continua a bruciare il mio giro di legnetti. E adesso andiamo a prenderci dei pezzetti un po' più grossi. Noi iniziamo a mettere questi piccolini di faggio. Naturalmente aumenta la temperatura, quindi state attenti, eh? E vedete che si crea la magia. Ho messo l'anello, ha preso bene il fuoco e non emette più fumo. Il fumo rimane all'interno. Naturalmente dobbiamo andare con qualcosa di più massiccio, e lo vedete anche qui nelle immagini di copertura di notte, come continua a non fare fumo nonostante la legna sia molta. Però vedete che adesso sta già emanando tanto calore, eppure il fumo è un ricordo. Pazzesco. Adesso noi andiamo ad aggiungere un po' di faggio. Ho aggiunto due bei ciocchi di faggio, perché se poi dobbiamo pensare di cucinare non è che possiamo andare a utilizzare l'oleandro o il primo tipo di legno che ci viene in mano, no, assolutamente. E quindi sentite che inizia a scoppiettare. Per evitare che eventuali lapilli possano uscire, solo stove ci mette a disposizione, e ve lo faccio vedere un pochino, magari lo apro così almeno non si brucia, eh. Questa copertura in acciaio inossidabile, adesso la lascio su soltanto per poco, e vedete che ho la mia perfetta protezione, per cui non ho neanche il problema di dovermi mettere troppo distante dal fuoco, ma goderlo appieno. Vi faccio vedere un'altra cosa intanto che aspettiamo che il nostro faggio inizi a prendere. Ogni prodotto di Solo Stove ha questo foglio illustrativo e questo QR code da scannerizzare. Vi si apre una pagina molto comoda da andare a leggere, in modo tale da evitare così di sbagliare, perché comunque stiamo giocando col fuoco nel vero senso della formula. Il mio fuoco ha preso alla grande, e vedete che il fumo si crea, perché non è che non si crea, ma rimane all'interno del braciere, all'interno del fire pit. Io questo l'ho già acceso qualche volta per capire esattamente come funzionasse. L'acciaio inossidabile si è un pochino imbrunito, ma non ha perso il suo smalto, è soltanto un pochino zozzo qui, ma non fatemene una colpa. Per cui è qualcosa che noi possiamo andare a utilizzare ovunque vogliamo, ed è qualcosa che poi è facile anche da trasportare, e vi faccio vedere perché. Tramite questa comoda maniglia voi andate all'interno del vostro braciere e vi consentite di portarlo senza la minima preoccupazione, quindi non è che vi casca a un certo punto, eh? E ma che altro dire, è troppo comodo e poi è troppo bello, sembra il cestello di una lavatrice e io adoro le lavatrici. Insomma ragazzi, avete capito come funziona questo braciere. Il braciere in generale secondo me genera proprio socialità, genera romanticismo, ed è una questione che riguarda soprattutto il fuoco. Certo, meglio non abusarne, soprattutto da un punto di vista delle emissioni, però se quella volta avete bisogno di un'iniezione in questo senso per far andare bene magari una serata oppure per cucinare come faremo nel prossimo video, allora sicuramente Solo Stove fa per voi. Io vi lascio qui sotto tutti i link, e anche potete vedere in questo modo tutti gli accessori che ci sono disponibili per il Bonfire e per gli altri modelli di Solo Stove. Naturalmente ci sono anche quelli legati alla cucina, si può mettere per esempio una griglia di ghisa, una wok, una piastra di ghisa, e addirittura si può cuocere la pizza, per cui diciamo che è un prodotto molto versatile che vi consente di fare tanto. Non ha un costo esorbitante, soprattutto nel Bonfire, che secondo me è la dimensione ideale, perché 50 cm di diametro bastano, avanzano per avere un bel fuoco intorno al quale raccogliersi. Trovate appunto anche i prezzi qui nel link in descrizione, così come trovate anche, come sempre, che cosa? Trovate tutti i nostri link, trovate tutti i modi per restare in contatto con noi se vi fa piacere, così come qui se volete iscrivervi al canale potete farlo, sto entrando dentro la siepe, intanto andate così, oppure se
preferite guardare un altro video senza iscrivervi, o magari siete già iscritti, cliccate qui sotto. Questo era il Solo Stove Bonfire. Ragazzi, credo che per questo sia tutto. Vi mando un grandissimo abbraccio e alla prossima. In realtà per me è tra poco, perché io tra un po' cucino qua.